Oggi è una giornata emozionante per la nostra comunità. Oggi è il quarantennale di questo tragico evento che è stato per Camosele, per l'Irpinia, per tutto il cratere. Scopriamo questa targa, abbiamo scoperto questa targa, ve la leggo. L'oblio non vincerà la memoria di quanti caddero sotto il chiarore di quella luna piena. Tutti ricordiamo la luna, tutti ricordiamo e tutti la tramandiamo. È un ricordo che io da quando sono piccolo ho sempre sentito, questo fatto della luna piena, di questa estate di novembre quasi strana, questa domenica calda e poi questa luna piena che poi fu purtroppo presagio di questo evento. Dopo la furia devastatrice per tutti coloro che abitarono questa terra, nulla fu più come prima. L'amministrazione comunale nel quarantennale del terremoto pose. Perché questa volta la nostra giunta, la nostra amministrazione ha voluto aggiungere questa frase, la seconda? Perché convinti che dal 1980 in poi siano sempre stati ricordati chi non c'è più, i morti. Quindi c'è sempre stata una commemorazione dei morti, di chi non ce la fece in quel giorno. E siccome siamo fortemente convinti che il terremoto, oltre alle vittime, alle 2900 vittime, è stato un evento che ha trasformato completamente sotto tutti i punti di vista, sociali, economici, culturali, questa terra, era per la prima volta abbiamo voluto ricordare anche il sopravvissuto, i sopravvissuti, chi è rimasto, chi ha avuto grandi drammi da quell'evento, ma anche chi non ha avuto, però ha avuto poi tutti gli effetti del terremoto. Perché tutti i monumenti che abbiamo visto in questi anni, dall'80 ad oggi, noi a Camosele ne abbiamo in piazza 23 novembre, abbiamo non a caso il monumento ai morti, lo abbiamo nel nostro cimitero, il monumento ai morti, la targa del trentennale, che è poco distante da questa, fa un ricordo dei morti, ci sembrava giusto, anzi doveroso, cominciare dal quarantennale a ricordare anche i vivi, chi sopravvisse e chi dopo quella sopravvivenza, voglio dire, ha modificato completamente la propria vita. Io ho già raccontato, non so che significa fare una scuola in una casa in cemento, e la mia vita è stata a 4 anni e mezzo, mi sono trovato terremotato, dopo un anno è cominciata la mia scuola e voglio dire, ho fatto
fatto tutto il percorso scolastico, me come tante generazioni, l'ho fatto all'interno delle baracche, le baracche del terremoto. Io credo che al di là di tutto, tutto questo ha inciso tantissimo sulla nostra identità, sulla nostra cultura. E quindi ecco perché abbiamo voluto aggiungere una parte in cui ricordasse anche tutti quelli che sono sopravvissuti. Adesso, dopo aver scoperto la targa commemorativa del quarantennale del terremoto, andremo verso Piazza 23 Novembre. Piazza 23 Novembre perché una meravigliosa iniziativa della Proloco con il Comune di Caposele, finanziata dal Comune di Caposele, andremo a scoprire un'altra pietra, perché è stato realizzato un progetto dove all'interno di ogni angolo del paese è possibile vedersi raccontare una storia. Non anticipo perché dobbiamo andare là, quindi andiamo adesso in Piazza 23 Novembre per scoprire quest'altra targa.